Le scuole superiori il prossimo lunedì riapriranno regolarmente. Il commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta revocherà il provvedimento con il quale ha scelto di disdire le utenze a copertura degli istituti scolastici di competenza dell'ente, compresi quelli superiori di Gela. Un passo indietro ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri sera dal prefetto Cosima Di Stani. La giunta regionale ha infatti dato mandato al direttore generale dell'assessorato istruzione e formazione professionale di convocare un tavolo con tutti i commissari straordinari dei liberi consorzi e i sindaci delle città metropolitane dell'isola. Fino a quel momento tutti diffidati dal proseguire qualsiasi iniziativa pregiudizievole per il regolare svolgimento del servizio scolastico. L'erogazione dei servizi quindi verrà assicurata per il resto dell'anno scolastico, senza ulteriori pesi finanziari da imporre alle direzioni scolastiche degli istituti di secondo grado. In prefettura c'erano ieri il direttore generale presso assessorato all'istruzione e alla formazione professionale della regione siciliana, il questore e il comandante dei carabinieri, oltre ai rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale. Il deputato nazionale di Forza Italia Giusy Bartolozzi ha seguito in questi giorni la vertenza e dopo l'incontro ha annunciato che la battaglia si sposta adesso a Roma. Appena concluso l'incontro presso la prefettura di Caltanissetta, i ragazzi, gli studenti della provincia di Caltanissetta, giorno 7, lunedì, potranno tornare a scuola. Un risultato importante che è stato ottenuto grazie all'intervento di Sua Eccellenza il prefetto, ma è solo un piccolo passo. Il problema si sposterà al governo nazionale, a Roma, per quello che è il prelievo forzoso, l'abolizione del prelievo forzoso con il quale lo Stato succhia risorse alle ex province, oggi liberi consorzi siciliani, e non contribuisce al pagamento della spesa corrente. I ragazzi potranno ritornare a scuola, ma la battaglia continua a livello nazionale. Il vero rischio era quello di non poter riprendere le lezioni dopo le festività, ovvero il prossimo lunedì. Nessuno infatti pare aver risorse sufficienti per pagare le utenze di base. Il prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha confermato che non è stato facile trovare un'intesa e che sarà necessario un confronto regionale. La riunione si è conclusa positivamente, nel senso praticamente che da lunedì le scuole potranno riaprire. È stato un incontro abbastanza sofferto, però nello stesso tempo il presidente, il commissario del Libero Consorzio ha preso atto della deliberazione della giunta regionale che dovrà indire a Prista una riunione con tutti i commissari sia delle città metropolitane che dei liberi consorzi comunali, proprio praticamente per poter individuare dei percorsi di soluzione riguardanti la situazione finanziaria degli enti stessi.